Bello è bello, anche se c'è il noccio. Però è scattante, veloce, reattivo. C'è un'ottima fotocamera, fa belle foto. Ottima durata della batteria. Ma è all'altezza di un top di gamma? Scopriamolo insieme dopo la sigla. Cominciando la confezione di questo Xiaomi Mi 8, all'interno c'è tutto l'occorrente per poter utilizzare il telefono, il che si traduce in, e vi ricordiamo, la nostra versione è quella cinese che ci ha mandato gentilmente Geekmall, che ringraziamo per questo. All'interno c'è il caricabatterie 5V 3A, addirittura 12V 1.5A per la ricarica rapida. Ovviamente c'è bisogno dell'adattatore perché questa è la versione cinese con le due prese cinesi. Abbiamo inoltre cavo di ricarica Type-C, ma con specifiche solo da USB 2.0. ma comunque ai fini della ricarica e del collegamento al nostro PC non c'è alcun tipo di problema, potete utilizzarlo tranquillamente. Abbiamo inoltre la spilletta per estrarre il carrellino, che contiene fino a due nano SIM, e abbiamo poi l'adattatore per poter collegare delle cuffie analogiche, quindi con il jack da 3.5 mm. purtroppo infatti lo Xiaomi Mi 8 ha perso il jack per le cuffie e quindi dobbiamo utilizzare per forza l'adattatore per poter collegare le nostre vecchie tra virgolette cuffie analogiche. Bello il design di questo Xiaomi Mi 8, ricorda un po' iPhone X, soprattutto per il sistema semaforico posto sulla back cover, che contiene due sensori fotografici e il doppio flash LED. La back cover è realizzata in vetro, un po' scivolosetta, ecco perché consigliamo l'utilizzo della cover. E poi c'è questo grande notch frontale, un notch che sarebbe potuto essere sicuramente più piccolo, anche perché non c'è tutta la sensoristica per un vero sblocco facciale 3D, ma su questo ci torniamo dopo. Per il resto linee molto interessanti, stondate, soprattutto che facilitano il grip, soprattutto tra la parte della back cover e il frame laterale, che è realizzato totalmente in alluminio. Vetro davanti, vetro sul retro a proteggere il tutto. Le impronte sia sulla parte frontale, quindi il trattamento olofobico del display, sia sulla back cover lasciano un po' a desiderare come aspetto estetico, quindi vi consigliamo di utilizzare la back cover o comunque magari una pellicola in vetro, abbia un trattamento olofobico un po' più performante. Hardware da top di gamma per questo Xiaomi Mi 8 sicuramente. Abbiamo un processore Qualcomm Snapdragon 845, 6 GB di RAM e 64/128 GB di memorie UFS 2.0, quindi davvero super veloci all'interno. E un display Super AMOLED di Samsung con una diagonale di 6.2 pollici e un rapporto body to screen dell'84%. Tutto questo in cosa si traduce? Beh, si traduce sicuramente in una velocità di esecuzione delle applicazioni e comunque un utilizzo generale molto piacevole, al netto comunque della MIUI 9.5 che è presente di fabbrica all'interno di questo smartphone, che ogni tanto arranca, fatica, soprattutto nella prima settimana di utilizzo non ho ricevuto alcun aggiornamento e ho ritrovato dei bug abbastanza fastidiosi che sono stati poi dopo risolti appunto con un aggiornamento successivo. Prima non mi capacitavo del fatto che per aprire la fotocamera ci volessero 2-3 secondi prima di poter essere operativi e poter scattare una fotografia. Questo bug è stato risolto, diciamo che in generale la potenza sotto c'è, bisogna ancora correggere dei bug all'interno almeno della ROM China Stable che è presente su questo smartphone. Speriamo che con la ROM Global invece venga risolto, e comunque è una ROM più fruibile e che sicuramente è adatta all'utilizzo che dobbiamo farne noi qui in Italia. Tant'è vero che oggi proprio è stato annunciato che lo Xiaomi Mi 8 sarà disponibile a partire da agosto in fase di preordine appunto dallo store ufficiale di Xiaomi qui in Italia, quindi diamo il benvenuto anche allo Xiaomi Mi 8 in versione ufficiale, e una volta che sarà disponibile potrete già trovarlo con la ROM Global e si spera anche senza difetti. Ottima la parte telefonica, ci sentono sempre bene i nostri interlocutori, volume in capsula auricolare è chiaro grazie anche alla presenza del secondo microfono per la soppressione dei fruscii. Il segnale per entrambe le SIM, che possono essere switchate il 4G contemporaneamente, sono attive entrambe, ma una è dormiente mentre l'altra viene utilizzata. In generale l'unica pecca è quella là dello speaker di sistema, che è sempre un po' sottotono. Benvenuto nel servizio clienti in linea fissa di SIM, la chiamata è gratuita. È arrivato Team Party. Nessun problema di ricezione, anzi ricezione grazie alla banda 20 anche nella versione cinese, perché questo smartphone è pronto a davvero tantissime bande per un uso quasi globale, quindi promosso sotto il profilo della ricezione. E non dimentichiamoci che anche Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi ABGNAC, quindi abbiamo comunque tutta la sensoristica completa, e un GPS a doppia frequenza che assicura una precisione ancora migliore rispetto a quelle di ultima generazione. Quindi sotto il punto di vista della connettività
questo Xiaomi Mi 8 ha sicuramente una marcia in più anche rispetto alla concorrenza. Non parleremo molto approfonditamente del software, anche perché ci torneremo magari in un secondo momento quando sarà disponibile la Global. In questo momento lo stiamo utilizzando con la China Stable, vi ho già parlato, all'inizio aveva dei bug, ma comunque la solita interfaccia Xiaomi. Ci sono davvero centinaia di opzioni per la personalizzazione, è un'interfaccia che personalmente non apprezzo tantissimo, infatti ho subito installato Nova Launcher per andare a modificare quello che è l'aspetto estetico e come io interagisco con lo smartphone. Anzi, vi consiglio di andare a vedere i nostri video sulla personalizzazione Android e magari appunto vi trovate nella stessa situazione, uno smartphone Xiaomi con l'interfaccia della MIUI che non vi piace e volete una personalizzazione ad hoc per il vostro smartphone. Bene, vi lascio il link in descrizione ed anche qui sopra per andare a vedere la nostra rubrica sulla personalizzazione Android per rendere il vostro smartphone Xiaomi o non davvero vostro. E parliamo del discorso fotocamera, in quanto la fotocamera principale di questo Xiaomi Mi 8 convince davvero, ma non convince solo noi, convince anche Dxomark, che gli ha dato un punteggio globale per foto e video di ben 99 punti, superando anche iPhone X, e questo ci ha spinto a fare anche un confronto fotografico appunto tra Xiaomi Mi 8 e iPhone X. Vi lascio sempre il link qui sotto in descrizione ed anche qui sopra se volete andare a guardarlo. Beh, diciamo che non c'è comunque un vincitore e che al di là delle caratteristiche tecniche, le foto che scatta questo Xiaomi Mi 8, soprattutto di giorno, sono davvero ben definite. I colori forse sono un po' troppo vivaci, saturi, ma non c'è nessuna tendenza verso una dominante in particolare. C'è la modalità intelligenza artificiale, l'HDR, che automaticamente cercano di andare a modificare in meglio la scena, ma comunque l'algoritmo di Xiaomi tende sempre a sovraesporre le fotografie un po' troppo, magari aumentando anche l'ISO quando ci sono delle scene troppo buie, il che comunque non ritiene tutti i dettagli che si dovrebbe, soprattutto per quanto riguarda poi la fotocamera frontale, che merita un discorso a parte. Molto dettagliata, da 20 megapixel, scatta delle belle foto, fa uno scontorno davvero ottimo, forse anche migliore rispetto ad iPhone X. Siamo comunque sotto i livelli dei Google Pixel, ma in generale comunque le foto sono sempre molto molto sparate sul bianco, perché appunto sarà un difetto probabilmente di tutta la MIUI, perché lo troviamo anche su altri smartphone che montano appunto questo fork di Android. Le foto sono sempre molto molto bianche, soprattutto in ambienti luminosi la fotocamera fatica a ritenere tutti i dettagli del viso e i colori. Io che sono in una giornata comunque scura ora che estate, nelle foto di testi potete vedere nel confronto tra iPhone X e lo Xiaomi Mi 8 sono sempre bianco cadavere, quindi questo aspetto non ci ha convinto. Per il resto comunque invece la fotocamera ha davvero tante potenzialità, scattano delle ottime foto, i video sono davvero molto belli. Peccato non poter registrare 1080p 60 frame per secondo, c'è la modalità invece slow motion 1080p 240 frame per secondo, quella sì è davvero molto molto valida, si riescono a ottenere dei video in slow motion che sono davvero molto particolari. Con la batteria da 3400 mAh di questo Xiaomi Mi 8 arrivo sempre a sera con 6 o 7 ore di schermo in utilizzo misto, e sono arrivato addirittura a 8 ore di schermo con un utilizzo prettamente wifi. Ci sono state delle giornate in cui con un cambio cella, con tanto utilizzo con GPS ed ero in montagna quindi con un segnale scarso, sono arrivato solo a 4 ore e mezza 5 ore di display, ma davvero quello secondo me non è uno stress test, quello è massacrare lo smartphone, e sfido qualunque altro top di gamma ad arrivare comunque a questo risultato. In generale Snapdragon 845 MIUI, batteria da 3400 mAh, danno un'ottima autonomia, quindi non preoccupatevi di arrivare fino a sera, a meno che non giochiate per 4-5 ore di seguito sul vostro smartphone. A proposito di gaming, qualsiasi gioco che abbiamo installato su questo smartphone è sempre stato fluido con dettagli al massimo, quindi per il gaming promosso a pieni voti. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa recensione dello Xiaomi Mi 8, un telefono che ci è piaciuto davvero tanto. Ci sono ancora dei bug da affinare, alcune piccole imperfezioni, scelte che purtroppo poco capiamo, come il notch un po' troppo grande, anche perché non c'è un vero sistema di riconoscimento facciale 3D, quello è riservato al fratello più grande, il Mi 8 Explorer Edition. Speriamo di vederlo presto qui in Italia. Questo Xiaomi Mi 8 ci è stato inviato da Geekmall, che ringraziamo tantissimo, trovate qui sotto il link in descrizione insieme al nostro codice sconto per avere appunto un piccolo taglio di prezzo sul prezzo d'acquisto finale. Spedizione 24-48 ore, e da agosto verrà anche ufficialmente presentato qui in Italia, è disponibile già al preordine ad un prezzo però sicuramente superiore. Ricordiamo, questa è la versione cinese con la ROM Global, con la Xiaomi.eu si trasforma in un telefono che è praticamente pronto per il nostro mercato, perché già la banda 20
anzi è pronto per il mondo, perché ha tante di quelle bande che davvero si può utilizzare in qualsiasi parte del pianeta. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel like al contenuto, condividete il video con i vostri amici. Se non l'avete ancora fatto, andate subito ad iscrivervi al canale, cliccate anche sulla campanella per ricevere sempre gli aggiornamenti ai nostri video. Io sono Giuseppe Spera, per chi me la remo, appuntamento e alla prossima recensione.